La parola per un breve intervento, perché abbiamo un sacco di siamo in ritardo, alle 6 dobbiamo lasciare la sala, al senatore Lumia. Grazie. Sono venuto. Sì, presente. Dicevo, sono in corso delle votazioni, quindi sono dovuto correre e devo ritornare subito in aula a votare. Sono venuto con molto piacere perché stimo altra agricoltura e voi sapete il mio legame con Zona Alfano, per cui sono venuto qui, conosco le vostre valutazioni, le vostre decisioni. Ci sono alcune priorità che ho capito che vanno sposate, e poi farò una battuta sull'ultima proposta che veniva avanzata. Noi la prima priorità che abbiamo è evitare che la PAC, mi pare che Zona Alfano l'abbia spiegato bene, diventi una rovina per la nostra agricoltura. In Europa si ha in testa la cultura estensiva. Loro hanno in testa le grandi praterie che si stanno aprendo per questo tipo di cultura in Romania, in queste zone, per cui l'Europa centrale è diventato il loro focus, il loro punto di partenza, per cui rischiamo di passare i guai. Vi faccio un esempio molto concreto con cui stiamo discutendo con l'Europa anche in malo modo. Finalmente in Parlamento avevamo approvato la possibilità di tutelare i nostri prodotti. L'Europa ha bloccato queste leggi italiane. Non so se lo sapevate questo, cioè ci sono diversi provvedimenti che abbiamo fatto per dire che bisogna tutelare il rapporto tra prodotto e territorio, e quella produzione è una produzione di qualità tipica che va riconosciuta. L'Europa ha detto no. Vale, lo sapete come l'ha detto? E lo sapete come l'ha detto, con quale formula? Che nell'etichetta noi dicevamo: se una delle multinazionali, anche italiane, che utilizza la pasta e utilizza il grano che viene da fuori, lo deve scrivere. Invece l'Europa ha detto no, questa è una violazione del libero commercio, e quindi ha bloccato questa forma di tutela che il Parlamento italiano ha votato. Ogni tanto si vota una cosa buona, e quando si vota una cosa buona poi arriva questa tagliola. Allora abbiamo una prima discussione che abbiamo, che è contenuta nel vostro qua programma, visto in modo molto chiaro in diversi punti, è quella di sbloccare questo contenzioso che abbiamo con l'Europa. L'Europa non deve impedire all'Italia, quando fa una cosa buona, di poterla fare, perché questa è una cosa buona e giusta. Chi utilizza prodotti li deve stampare nelle etichette, in modo tale che il consumatore sa quel prodotto, se quel grano viene dalle nostre realtà agricole o viene dall'Ucraina o dagli altri territori. E questo lo si deve sapere, perché è un punto di trasparenza che fa la differenza sulla qualità e anche sul prezzo del prodotto. E questa è una cosa molto importante. Spiegavo questo esempio per dire perché appunto quel modello non va bene. C'è un'altra questione anche che dobbiamo chiarire, perché l'Europa lascia che tutti i prodotti agricoli del mondo possano entrare liberamente, e spesso non fa lo stesso controllo, non permette lo stesso controllo fitosanitario che c'è sui nostri prodotti. Mentre sui nostri prodotti c'è un controllo asfissiante, mentre sui prodotti che vengono da fuori c'è la vedova allegra. Quindi noi dobbiamo chiedere che soprattutto sui prodotti che vengono da fuori ci sia un controllo più rigido e non viceversa. E questa è anche una misura concreta con cui ci dobbiamo battere concretamente e operativamente, perché è una misura concreta che ci consente di dare il respiro alle nostre produzioni. Perché se questi prodotti già arrivano da fuori a prezzi competitivi, poi anche da un punto di vista fitosanitario c'è appunto una condizione che è veramente disastrosa, diciamoci chiaramente, spesso anche pericolosa per la salute del consumatore, no, abbiamo una condizione di fregatura doppia. Quindi questo è un punto per me altrettanto importante. L'Europa la smetta di guardare solo la parte estensiva, vado a guardare alle produzioni mediterranee,
la smetta di fregare le produzioni mediterranee, quelle nostre, con l'ingresso, facendosi protettrice delle produzioni nord-centro Europa e invece liberiste per le produzioni del Mediterraneo. Spesso fanno anche degli accordi con altri paesi in cui dicono: noi vi mandiamo i nostri prodotti industriali, cioè le macchine industriali, in cambio potete entrare quanto volete in produzione agricola. Quindi si vede come se la produzione agricola sono le cosiddette filiere verdi, no? I corridoi verdi, vengono chiamati così. Un corridoio di apertura che viene aperto per la parte dei prodotti agricoli, green corridor, mentre vengono bloccati, mentre in cambio noi gli portiamo le macchine industriali. Questo è sulla pelle dell'agricoltura, questo scambio non va fatto, gli scambi vanno fatti alla pari. Prodotti industriali per prodotto industriale, prodotti agricoli per prodotto agricolo. Invece fare scambi su filiere diverse è una porcheria. La considero una porcheria vera e propria. Tentando di fare queste cose di questo tipo, io ho proposto, ed è nata la vittoria. Voi sapete che sono contro la possibilità di pignorare e poi confiscare quando c'è un debito di una famiglia o di un piccolo imprenditore, la possibilità di togliere loro i beni, soprattutto aziendali. Per una parte ci sono riuscito, grazie proprio, è stato un lavoro che ha fatto qui con Cetta, con Piero Curriere, a Vittoria, abbiamo fatto un lavoro eccezionale e una parte già in legge, cioè una parte di questo lavoro il governo già l'ha approvato, cioè non si può, a seguito di pignoramento, quando uno ha un debito nei confronti dello Stato, mettere all'asta, voi sapete, ecco, la prima casa, chiamiamola così. Io voglio che questa misura, mi sto battendo perché sia allargata anche al capannone dell'azienda e a beni dell'azienda, nel caso dell'agricoltura, al camion, ai trattori, alle cose che fanno parte della vita, quelle cose sono sacre e non si debbono toccare. Questa è, quindi, accanto a questa prima misura che abbiamo già ottenuto, che è dovuto, non vi dico quanto mi è costato, perché voi sapete che sui fallimenti, sulle messe all'asta, ci sguazzano quanti sciacalli. Voi sapete quanti sciacalli e quanti avvoltoi? No? Ce n'è a tonnellate che votano, che fanno lobby e che quindi fanno sentire il loro interesse. Siamo riusciti ad aprire una breccia. Io penso che insieme a voi, che avete un approccio serio, concreto, responsabile, vero alle questioni agricole, questo punto, anzi, io gli ho detto a loro, sono pronto a rinunciare a mettere la questione generale, perché ritengo per due categorie invece si può fare una cosa specifica per ottenere un risultato. Quali sono le due categorie su cui si può fare un'eccezione rispetto alla questione generale? Per gli agricoltori e per i piccoli artigiani. Onestamente anche per i piccoli artigiani, se tu gli togli l'officina, l'ammazzasti. Come è per gli agricoltori? Se gli togli il trattore, gli togli il capannone, è morto. Quindi noi dobbiamo vedere per queste due categorie la possibilità che la misura fallimentare non abbia la possibilità di fare diventare esecutivo e quindi portare, espropriare di fatto, tutti poi vengono un vero e proprio esproprio, questa parte, non solo la prima casa per i cittadini che hanno un basso reddito, ma anche per le aziende, le piccole aziende agricole, per le piccole imprese artigiane, questo strumento. Questa è una battaglia che sento vera, reale, perché questa va a toccare la vita quotidiana di un giorno, perché penso anche oggi, mentre noi parliamo, c'è qualcuno che si sta sbattendo adesso molto. Quindi questo è il punto, se io dovessi fare una scelta, questo lo considero uno dei punti più importanti di emergenza, una discussione su cui veramente impegnarsi e arrivare a un risultato. Poi ci abbiamo un'altra questione, invece qui l'Europa ci guardate, insomma, che rovesciata, cioè mentre l'Europa ci sta fregando, ci sta massacrando su quelle cose che dicevo prima,
Invece c'è una parte dell'Europa che ci potrebbe aiutare, perché noi abbiamo, rispetto a tutti i paesi europei, più alto costo fiscale e contributivo. Nel campo agricolo noi siamo fanalini di coda. Come? Fanalini di coda per il costo più alto. Sì, l'Italia rispetto alla Spagna, rispetto alla Francia, alla Germania, è così. Sono dati oggettivi, non è la mia opinione. Se noi andiamo a guardare il costo contributivo di un lavoratore agricolo rispetto al costo contributivo che l'azienda agricola deve pagare, in Spagna è molto più basso. Vi faccio un esempio: la piccola società che spesso si utilizza in Italia, la SR, in agricoltura quale si utilizza spesso per l'SRL, è quella che più si utilizza, la più frequentata è questa. Il costo fiscale che si paga in Italia è triplo rispetto a quello che si paga in Spagna. Sono studi che sono tabelle, quindi qua non sto dando delle opinioni, sono cose oggettive. Quindi noi dobbiamo chiedere all'Europa, faccia l'Europa su una cosa, equipari al costo più basso e faccia diventare il carico fiscale contributivo europeo. Noi ci avremo tutto da guadagnare, cioè il carico contributivo e fiscale deve essere uguale in ogni paese, se no c'è qui sì concorrenza sleale, perché come puoi competere con quei paesi dentro l'Europa? E questa non è Europa. Se ogni paese si fa il suo livello contributivo e fiscale, nell'agricoltura non c'è politica agricola, è una stupidaggine, non c'è l'Europa. Allora faccia l'Europa qui. Su questo punto faccia veramente l'Europa, dica per tutti i paesi dell'Unione Europea il tetto contributivo e fiscale è uguale per tutti, e questo potrebbe veramente darci molto respiro, perché mi dicono che la differenza è grossa, cioè proprio è almeno il doppio, quindi la differenza è notevolissima. Su questo livello potremmo ottenere dei veri risultati. L'ultima cosa con cui sono arrabbiato per quello che è avvenuto in Sicilia, perché il Presidente Crocetta aveva previsto pure una misura sulla vicenda Serit, perché voi sapete che questa vicenda Serit è anche qua uno scandalo a cielo aperto. Quando l'abbiamo presa abbiamo scoperto che i costi per gli avvocati, per gli studi, era un costo elevatissimo, cioè insomma c'era mancia camancia, Crocetta la chiama Manciutti. Quindi poi che loro facevano? Facevano rivalere questi costi elevatissimi sugli aggi, no, della riscossione, che sono tra i più alti d'Europa. Quindi adesso noi abbiamo rovesciato questa cosa e il commissario di governo, con cui sono veramente indignatissimo, ha bloccato tutta la legge di stabilità, la legge finanziaria, anche su questa parte importante che poteva dare respiro ed evitare che la sede siciliana diventasse appunto una sede usuraia ed aguzzina nei confronti soprattutto delle aziende agricole. Quindi adesso è in corso, il Presidente è proprio a Palazzo Chigi, è da stamattina che sono chiusi là e gli ho detto di non uscire se prima non trova l'accordo, perché noi tutta questa parte della legge di stabilità e della finanziaria, che è una parte buona anche per l'agricoltura, è una parte che va curata. L'altra parte positiva è che si sono sbloccati tutti i fondi per la filiera, cioè per mettere in relazione i nostri prodotti con la trasformazione, perché se non c'è questo collegamento dei nostri prodotti con la trasformazione, campa cavallo che l'erba cresce. Questa devo dire, e ho finito, che questa parte è stata sbloccata, stanno arrivando tutti i finanziamenti alla filiera corta, e questo è un piccolo respiro, un piccolo boccata di respiro positiva che dobbiamo guardare con favore. Grazie.